Bentrovati, Davide il Critico. Oggi pagellanze di Bologna Shakhtar Donetsk 0-0, le prime pagellanze di una partita di UEFA Champions League, quindi permettetemi un po' di emozione, però prima di parlare di pallone e magari riuscire a strapparvi qualche sorriso, ci tenevo a mandare un grosso abbraccio a chi in queste ore sta vivendo gli incubi dell'anno scorso. Qua in Emilia e in Romagna si sta veramente verificando un qualcosa ormai di incontrollato e che ogni anno incute tantissima paura. Quindi un grosso abbraccio a chi in queste ore appunto sta inevitabilmente soffrendo. Spero qua in questi pochi minuti di strapparvi appunto un sorriso per farvi dimenticare una realtà molto molto triste per pochi attimi. Un grossissimo abbraccio. Qui parliamo adesso di quello che è accaduto ieri sera, perché ieri sera tra le mille emozioni, perché diciamo la verità, ieri eravamo tutti vergini, cioè non sapevamo bene a cosa andavamo incontro, cioè sì, lì in mezzo al campo c'era questa cosa meravigliosa, però ecco, già lì è partito, che è partito un inno strano e non capivamo bene quando è che iniziava quello originale. Poi le squadre sono entrate in campo, noi eravamo tutti lì che cantavamo felici e contenti, è bastato un lancio lungo che è scoppiato il panico e abbiamo detto guarda, questa Champions è molto bella, però guardando la nostra difesa non è che si discosta tantissimo dal campionato. Quindi oggi cerchiamo di dare un voto a tutti i ragazzi, tenendo però presente che dal mio punto di vista ci sono state delle cose positive, tante cose positive, tantissime cose positive rispetto alla gara col Como, all'Empoli, al Napoli, forse con l'Udinese abbiamo visto un Bologna molto più straripante, però vanno considerati tanti fattori. Io ho letto molti commenti, ho ascoltato la radio, ragazzi, non abbiamo giocato contro il Modena, cioè nel senso erano giallo-blu, però non era il Modena, era lo Shakhtar, una squadra abituata a fare queste competizioni. Poi voi mi direte, sì, però in questa Champions League lo Shakhtar è una squadra scarsa. Certo, in questa Champions League è una delle più scarse, sono d'accordo con voi. Il problema è che noi, agli occhi di tutti gli altri partecipanti, siamo tra i più scarsi ancora. Cioè, se uno che gioca la Champions League abitualmente si vede abbinata allo Shakhtar, bene o male, sa di cosa si parla. Ma voi immaginatevi un'altra squadra, il Bayern di Monaco, che becca il Bologna e dicono, beh, Bologna, io ho mangiato una volta la pasta alla bolognese, non sapevo si giocasse anche a pallone. Cioè, è un po' questo, secondo me, che deve entrarci un po' in testa. Perché sì, lo Shakhtar non è il Real Madrid, però ecco, non è il Modena, ma soprattutto noi non siamo il Barcellona, seppur rosso e blu. Quindi, ecco, bisogna probabilmente anche un po' capire le difficoltà che si possono incontrare in una competizione così nuova, sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista emotivo, perché ieri i primi minuti il Bologna si vedeva che era un po' emozionato. Poi prendere un rigore del genere non va bene, non in Champions League ma nemmeno alla Lunetta Gamberini, facendo le porte con due giacconi, e su questo siamo tutti d'accordo. Però adesso facciamo le pagellanze. Prima ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Partiamo con The Man of the Match, che tra l'altro non gli hanno neanche consegnato il premio di miglior giocatore in campo, non ho capito perché. Lukas Skorupski, 8. Perché ragazzi, mentre tanti magari all'inizio di tensione ce l'avevano, questo a un minuto e mezzo dall'esordio in Champions League para un calcio di rigore. Non è che lo para, prende il pallone con la stessa grinta e la stessa determinazione con cui l'avrei preso io per portarlo a casa sotto e tenerlo per ricordo su un mobile da qualche parte. Lo dovrò invece acquistare come fanno tutti. E vabbè. Lucas 8, determinante, non solo durante la gara con buone parate e buona freddezza coi piedi, ma anche quando gli altri tirano un calcio di rigore, perché questo li sta parando tutti. Lucas,
8. Dietro, allora dietro, io voglio partire dalle note positive. John Lucumi in questa squadra è titolare inamovibile. Cioè, è uno dei giocatori più forti che abbiamo in rosa. Ieri sera ha dato una prova di maturità incredibile. Anche perché, giocando come vuole il nostro Vincenzo, se qualcuno scaglia un passaggio o fa un piccolo errorino nello stop, panico, panico e delirio. Ieri John non ha sbagliato niente, una lucidità clamorosa. 7, bravo, bravo, bravo. Di fianco a lui, Sam, grandissima gara, anche quella di Beukema, 6,5. Bene, 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 molto lucido, sempre nel posto giusto, al momento giusto, anche per aiutare il compagno. I terzini, Lico, 6. Gran bella partita, eh? Gran bella partita. Ti do la sufficienza perché chiaramente in fase offensiva non si è visto tanto. Il calcio di punizione probabilmente lo prendevo anche io se svenivo di lato. Però ecco, la gara è stata sufficiente. E visto che onestamente anche io avevo un po' di dubbi, perché Lico Giannis in questo momento non è il titolare, lo è Miranda, ieri sera mi è piaciuto molto. Lico 6. E se mi dovessi chiedere a parità di condizione chi vorresti anche a Monza, ti dico Lico, poi lo so che è uscito, che c'aveva i crampi e non stava più in piedi, però ieri grande prova di grande maturità. Bravo, bravo, bravo. Dall'altra parte, male, male, male. Che poi io non è che voglio soffermarmi tanto posh sul calcio di rigore, perché lì in tanti se la son presa col terzino. Sì, sì, sì. Secondo me qualsiasi altra cosa, oltre che stenderlo, andava bene, perché peggio di così non poteva andare, meno male che non c'è più l'espulsione. Però ecco, Posh in quel caso sbaglia, ma è anche vittima di un sistema di gioco non proprio semplicissimo da decifrare, eh? Perché io capisco che Posh in questo momento sbaglia anche a prendere l'autobus, però ecco, se Vincenzo me li tieni tutti lì, io l'ho già detto, basta che uno ti faccia il lancio lungo e qualcun altro corra un po' più di Posh, è in porta, cioè è in porta. L'azione in cui prendiamo il calcio di rigore era evidente dalla curva che non potesse andare in altro modo dal momento in cui il portiere lancia la palla per aria. Quindi Posh, io 5 te lo do, non tanto per il calcio di rigore, ma perché tutto il resto è stato sbagliato. Ma neanche un lancio in avanti è stato dritto. Nel secondo tempo fai un lancio per liberare, almeno tieni il pallone in campo. Cioè no, 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 così non va bene. Poi gli altri attaccavano solo lì, perché erano forti gli altri lì o perché eravamo in difficoltà e in apnea noi. Posh, 5. L'unica nota positiva è che almeno non ti sei fatto espellere, perché c'è stato un momento in cui io ho anche avuto paura che la partita potesse andare come col Pescara, col buon Mbaye che ci lascia in 10. Ecco, così per regalare una perla che lascio lì. Centrocampo, Moro, bella gara. Moro, bella gara. Chiaro, un po' più di freddezza sotto porta nei primi minuti non guasterebbe, però io a Moro do un 6, più che onesto. Di fianco a lui, Freuler, anche per lui 6, buona gara, si vedeva che era un abituato a questi palcoscenici, e Fabian, hai giocato talmente bene che anche a te do 6, nonostante quel gol tu lo debba fare. Io non è che ho figli e figliastri. Se mi arrabbio con Doyle perché si mangia dei gol incredibili, non posso sottolineare il fatto che tu da lì debba fare gol. Anche perché da tifoso, se mi avessero chiesto a chi vorresti che quel pallone decisivo cascasse in mezzo ai piedi, io tra tutti avrei detto Fabian, perché sei il giocatore che mi dà l'idea di poter far gol più di chiunque altro. Orsolini è imballato, Castro già sbaglia un gol nel primo tempo, Doyle neanche se gliela diamo in mano. Quindi ecco, avrei indicato te. Grave, grave errore sotto porta. Il resto della gara molto molto importante, molto molto di livello. Ricordiamoci che un ragazzo tanto giovane e in questo momento nel Bologna è uno dei migliori per distacco. Fabian, 6. Davanti, Orso, 5,5. Emozionato. Provi a crearti lo spazio per la conclusione, che però non trovi mai. 5,5, si può fare molto meglio, ma non una gara così disastrosa. Santi,
anche per te 5 e mezzo. Lo so che non hai sbagliato un gol a porta vuota, però una tra questa e quella di Napoli deve entrare. Hai lottato come un leone. Quello che entra al tuo posto poi ti fa sembrare ancora più forte, secondo me, di quello che sei, perché corri dietro a tutti, entra uno dopo di te, poi ne andremo a parlare, che non corre dietro a nessuno. Quindi ecco, sicuramente ti dà anche lui una grossa mano, ma ciò non toglie che in questo momento sei, secondo me, l'attaccante titolare del nostro Bologna. 5 e mezzo, anche se la grinta c'è sempre, sempre, sempre. Ndoye 6, perché comunque salta sempre l'uomo, crea superiorità numerica, ci mette veramente tanto, tanto, tanto impegno e tecnicamente è molto forte Ndoye. Non è solo uno che si lancia la palla avanti, se ci guardate comunque tecnicamente il ragazzo ha dei buonissimi numeri e rimane uno dei calciatori più forti che abbiamo in rosa. Ieri sera ha dimostrato che per lui un palcoscenico europeo non è un qualcosa che gli possa far tremare le gambe. Tanti gol poi comunque li sbaglia anche in Serie A, ma per il resto ci dà. Chi è entrato dalla panchina? Pobega 5 e mezzo. Avrei voluto un po' di più, sono sincero, perché in quel momento della gara si poteva osare un colpo di testa che fossi stato con la maglia del Toro, andava nel 7, con la maglia del Bologna esce, una roba oscena. Per il resto ti do 5 e mezzo. Io da te mi aspetto ancora qualcosa di più, sia in campionato, sia anche nelle coppe, perché ce lo puoi dare quel qualcosa in più. Ealing 6, è entrato e tutte le volte ha tentato di rendersi pericoloso, la sua prova la giudico molto molto sufficiente, quindi un calciatore che ci darà una grandissima mano nel corso di tutta la stagione. Dallinga ti do 5 e mezzo, forse più tendente al 5. A me dispiace, continua ad avere una grande fiducia, ma devo essere oggettivo e parlare della gara di ieri. Sei entrato, abbiamo smesso di avere occasioni da rete, non è successo più niente, cioè, come centravanti non è nato nulla. Quando c'è Castro siamo più pericolosi, quando ci sei tu ultimamente non accade niente. Non riesco ancora a individuare bene le tue doti. Ho capito che sei un finalizzatore, però ecco, allora ti diamo una seggiola e stai lì in mezzo. Nel calcio di oggi si fa fatica a giocare solo così. Ci vuole tempo, ti aspettiamo, però non troppo, non troppo. Più cattiveria, più grinta, più decisione. Voglio vedere che almeno ti fai ammonire perché lotti. Questo è il desiderio di un tifoso, vedere che lotti, pigli un giallino perché una volta fai un contrasto un po' più ruvido, bene, sì sei, però sei dentro la partita, compari nel tabellino. Ogni tanto anche queste situazioni fanno vedere la voglia di uno di svoltarla. Castro, anche quando non gli funziona niente, si lancia in scivolata in mezzo alla pioggia e prova a prendere la palla. Ci prova, non ci riesce, però ci prova. Gli altri che sono entrati dalla panchina, Miranda 5 e mezzo, io lo dico col cuore in mano, in questo momento sulla fase difensiva di Miranda ho delle preoccupazioni, ma non tanto sul modulo di Tagliano, sul singolo. In fase offensiva i piedi ci sono, li abbiamo visti, quando iniziano a puntarlo insomma non sono sempre sereno. La gara di ieri da 5 e mezzo, non disastrosa, però ripeto, mi aspettavo un pochino più di spinta e un po' più di lucidità anche nel recuperare certi palloni. L'ultima entrata in campo è Urbanski, a cui do 6, la qualità c'è, i piedi ci sono, credo che ci potrà servire molto 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 nelle prossime partite. Urbanski, ragazzi, è un calciatore che ha una tecnica invidiabile. Vincenzo Italiano. Allora, Vincenzo, ieri non hai picchiato la panchina mai, ti sei fatto cambiare la giacca 2 o 3 volte, molto fortunato con la pioggia, molto fortunato, perché c'è chi invece in curva a un certo punto si è tolto la mantella, l'ha appoggiata nel suo seggiolino e ha fatto l'errore una 20 minuti dopo di rimettersela, non accorgendosi che però era al contrario. Psicodramma. Comunque Vincenzo, 6 e mezzo, perché il Bologna gioca bene, il Bologna merita la vittoria. E gli errori dei singoli un po' non ti danno ancora questa gioia di poter esultare per un successo allo stadio Renato Dall'Aro. Perché le occasioni il Bologna le crea, quindi l'allenatore il suo lo fa, il Bologna rischia, perché quel calcio di rigore secondo me è più colpa di Vincenzo che di Posch,
Però tutto sommato, alla gara d'esordio in Champions League, l'allenatore per me si merita 6 e mezzo. Avanti insieme, perché se nel percorso di Thiago Motta la svolta c'è stata con una sconfitta a Napoli, qualcuno di voi se la ricorderà, qui, dopo questa gara di Champions, io credo che nella testa dei nostri ragazzi qualche convinzione in più possa esserci entrata. Andiamo a Monza convinti e carichi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna, sempre ragazzi, sempre!